Abbiamo sfondato quello che era il nostro obiettivo, le 10 milioni di presenze. Grado ha svolto un ruolo molto importante, è una località turistica molto importante della nostra regione e ha chiuso il 23 con un più 9,4% di presenze, quindi un numero significativo. Con 1.427.000 presenze nel 2023, Grado si conferma fiore all'occhiello del turismo regionale, come ha rimarcato l'assessore Sergio Emidiobini in occasione della presentazione da parte della Grado Impianti Turistici dei servizi e delle attività in programma in vista della prossima stagione estiva. Alla presenza, tra gli altri, del presidente di GIT Grado Roberto Marin e del commissario del comune Augusto Viola, il rappresentante dell'esecutivo ha posto in evidenza i numeri positivi registrati dall'Isola del Sole. Limitatamente al periodo estivo, Grado ha fatto registrare un aumento delle presenze del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2021, ma la performance è stata ottima durante tutto l'anno e per certi versi ancora migliore nei periodi extra estivi, tanto da raggiungere un complessivo più 9,4%. È un numero che dimostra quanto le nostre località, soprattutto le località balneari, hanno incominciato a destagionalizzare il proprio prodotto, quindi dei dati significativi, dei programmi di sviluppo che oggi sono stati presentati dalla GIT importanti. Nel corso dell'incontro è stato anche fatto il punto sullo stato d'avanzamento dei lavori che coinvolgono le terme di Grado. La Regione Friuli Venezia Giulia ha destinato delle risorse importanti per quanto riguarda questa comunità. Si parte dai 29 milioni per le terme, abbiamo completato il primo lotto, inizieremo il secondo lotto a breve e poi ci sono tutte queste opere infrastrutturali di retrospiaggia che andranno ad abbellire la stessa e a garantire sempre maggiori servizi.